Dopo aver giocato, vabbè, Gogui, che è onesto, Pan, Yel, Bardock, Yel, davvero qualsiasi gioco del meta, i Gamma, chiediamo aiuto anche a Cell, Yel, Zenkai 7, che gioca nei droids, è mini Zenkai benchato, anzi, una Zenkai bench e mezzo, ovvero se stesso più Cell, e in più è melee. È melee quindi counter di Goldizza. Speriamo sempre che il matchmaking faccia la sua parte, che ci faccia incontrare più Goldizza che Super 17. Buone vibes, sento buone vibes, sento. La chat no, io sì. Vediamo che sta lì dalla cucina, ragazzuoli. Andiamo in game. Non becco Goldizza, ma becco UGB nel Fusion. Becco però Vegito Red e Piccongeta. Però qual è la regola di questa stream? Se becchi Vegito Player o becco Janemba si perde. Quindi, il game è andato. Il game, ahimè, è già perso. Ci proviamo, ma la partita è praticamente finita. Allora, Blastina subito. Fammi sognare. Strike. Perfetto, vai. Allora, metti Vegito? No, e allora io continuo a picchiarti. Ma se faccio così? Propescami. Bravo. Bravissimo. Oddio, ma quella verde mi sa che comunque veniva counterata da UGB? Forse? Non lo so. Chiedo a voi, non mi ricordo più. Vai, Sel, vai tranquillo. Vai tranquillo. No, potrò fare entrare 17, vabbè, fa niente. Pugnetto. No. Metti pugnetto. Vabbè, questo è full strike. È anche inutile che mi vada a tenere la verde per 17. Bravissimo. Bravissimo. Ok, prima vita andata. Perché UGB qui non poteva entrare. Se no, crepava immediatamente. Ok. Bello. Qua io entrerei in combo con Cell e Yel. Anche una bella SM. Metti Vegito. Invece no. Paralizzato, attenzione. Attenzione al paralyze. Buono. 990. No, non muore. Però andiamo avanti di Blast perché entrerà Vegito. Qui mettiamo 17 e partiamo. Cattivissimi, questa penso sia kill. Sì, no, sicuramente kill perché faccio Blast adesso, tolgo altra vita, Ultimate, non ha modo per difendersi. Buono, buono. Poi ragazzi, lo sapete, Cell e Yel è uno dei miei personaggi preferiti in generale di Legends, perché ci sono affezionato. Sia nostalgia, ma anche le animazioni, eh. Cell, tutte animazioni, modello, a me piace tutto di quel personaggio. Quindi se funziona, godo, funziona. Se performa nello showcase, godo. Riformuliamo la frase, va. Siamo contro il top 300. 17, Baby e Kid Q. Attenzione però, Baby 5 stelle, doppio red. È vero che c'è Super 17, ma secondo me, ce la facciamo anche questa volta. Chiami una Blast, bro. Blast ora, dai. Porco due, non so perché ho visto una strike. Il mio cervello ha accervellato male. Tanto, cioè, lo tocca mettere Cell? Che noia. Bene. Ok. Possiamo smetterla? Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, verde, grazie mille. Cos'è questa roba che sta tirando? Un tackle che non posso in nessun modo colpire. Facciamo così, mettiamo Cell. Lagga. Prendiamo indietro. Molto male. Tocca fare anche così. No, ragazzi, no. Devo sprecare l'ultimate per rimanere in vita. Forse, non so nemmeno se muoio. Questo 17 è molto più strano del mio. Esatto, una roba simile. Buono. Me ne entriamo in combo. Vabbè, sta ultimate non c'ha senso. La tiro giusto per se devo tirarla. Mannaggia, che sfiga. Nemmeno un'altra carta mi ha dato. Ok. C'è una verde in mano, tipo. Eccolo qui. Quant'era scontata. Allora, non voglio mettere Cell Yel, perché sennò lui mette Baby e si prende i danni, mi level Vanishing e lì non posso più rispondere. Quindi aspettiamo un secondino, così almeno 17 lean in Switch, che adesso farò rientrare per il gauge, per curarmi e per allungare questa combo. Madonna però, brutale. Sto Kid Kula sta anche tankando fin troppo. Ok, più. Ok. Non lo so, un po' di paura. Verde in mano, che fai così? Sì, eccola qui. Scontata. Ripartiamo.
Peccato che non posso utilizzare Kizaru Move. Non ho il Vanishing. Ok, però i danni mi piacciono, ci siamo. Facciamo così. Ora metterà Baby 100%. Ancora no? È in teoria l'anti-cover con questa verde. Guarda che danni. Ma guarda che Goat. SM, dai. Boom. Va bene. Verde? No. Bro, prova a schivare su. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Bravissimo. Oddio, calmi. Muori, muori, muori. Ti prego, muori. Ti prego, muori. Ti prego, muori. Ti prego, muori. Non entrare, Kid. Non entrare, è entrato. È entrato, è entrato. Mi deve rovinare la vita anche questa volta. Bastardo di un Kidku. Attenzione però, attenzione. Attenzione, attenzione. Potrebbe rinascere con uno? Ultima carta, fratello. Ma che vabbè, ma perché la mia vita deve fare così schifo? Non è possibile. Ultima carta. Porco due. Non c'ho la cover rescue, avrò preso l'anticover. Cioè, ultima carta mi deve... Mi deve entrare la verde. Mi deve entrare la verde, ragazzi. Calm. Siamo ancora in vita. Siamo ancora in vita. Non siamo più in vita, forse. Ma te faccio tipo... Pazzo. Totalmente pazzo. Ok, rascio. Mamma mia. Ti ho visto, ti ho letto, bro. Ti ho letto. Calmi. Calmi, che se muore 17... Non dico che è vinta, però siamo sicuramente in vantaggio. Calmi. Ok, Salaghiel adesso c'ha libertà, eh. C'ha libertà contro Kid Kui Baby. Può fare i suoi danni, sicuramente. Alte Blast. Si torna indietro. Incredibile. Mamma mia, ti amo. Tira sta verde, veloce. Ok. Allora, in teoria adesso il gauge... Fai così. Facciamo così giusto per rompere un po' le scatole. Fagli male. Va bene, ci piace. Ok. SM. No, mi serve la canzone sotto, ragazzi. Però così se no. Ok. Calmi. Main. Subito strike, non se l'aspetta mai. Mamma mia. Rientra il GOAT! Bro, uccidilo! Distruggilo! Ma oddio, ma ha perso l'endurance, posso fare così in teoria, no? Ok. L'ultimate per baby. No, me l'ha rotta, ti odio. Ha una verde in mano che è scontatissima. No, mi vai mid? Te ne vai? Mi sto cagando in mano, grazie. Grazie. Aspetta, posso fare così però? In teoria. Posso fare così, in teoria, le verdi che feintano, quelle verdi cattivissime. È immune, non mi ricordo. No, ti distruggo. Top 200 dove? Che c'ho SLIL, ragazzi, dove? C'ho SLIL Zenkai 7, è troppo semplice. Portiamo a casa questa RP bonus challenge. Allora, non è red green, c'è MVP, grazie a Dio. Però, tripla Zenkai Bench a Super 17, quindi rispettiamolo. Blast veloce, dai. Mamma mia. Ma allora vedi che mi ami. Andiamo a comando. Ciao One Punch. Domani derby, bro. Ho bruttissime sensazioni. Vabbè, tu sei romanista, quindi... Per te in realtà sono good vibes. Per me sono bruttissime sensazioni. Domani perdiamo. E pensa, bro, me la devo vedere con due romanisti. In camera di albergo con due romanisti domani. Pensa che schifo. Sto a pezzi. Mamma mia, sto a pezzi. Cell vola. Aspetta, si droppa così a caso. Peccato. Bello, mamma mia, subito. Mamma mia. Ragazzi, ma se Salaghiel mi fa queste cose, perché non dovrei farci la godly? Cioè, perché non dovrei farci la godly? Spiegatemelo. Perché non dovrei? Per quale motivo non dovrei? Comunque, Cell maggiore Bardock, eh? Per come sta performando, Cell maggiore Bardock. C'è poco da fare, veramente poco. Altra Blast, bro. Attenzione, Sam è verde. Insomma, mi sa che sei morto. Vediamo. Bim.
Bello queste verdi, davvero super, 17 player ragazzi, sono tossi così, faccio schifo nella mia vita, esatto, esatto. Aspetta, no, no, rinasci, rinasci, rinasci. Chinello, non trollarla, ti può clacciare, ti può fare 1v3, non trollarla, devi solo concentrarti. Ok, ok, verdina, c'ha l'ultimate in mano. Lo rispettiamo, è per questo che torniamo indietro, tiriamo una blast e la portiamo a casa con tranquillità, con l'SM di Selprevo. Sono questi i game che mi piacciono, questi game controllati dove Sel fa il suo, entra, TB card MVP, esce e vince il game. Sì, dovrebbe essere Saiyan Saga, però vediamo. Domani ragazzi ci terremo aggiornati con il post, con i post community che farò, perché non ci sono. Convinto quello di prima? Ma chi? Il player di prima? Ah no, oh sì, ok. Sì, bro, sì. Convintissimo, non scherzo. Convintissimissimo. Comunque, non ho notato questa lineup molto interessante. Gohan è fatta in 6 Vegito, quindi Fusion con Gohan che a quanto pare sta anche performando in qualche modo. Va bene, ho un po' di paura, stavo dicendo. Salviamo la prima vita. Salviamola. Salviamo il nostro Racing Rush. Verde, verde. Mamma mia, sei veramente il migliore, sei. Mio Dio, se ti amo, Cell. Ripartiamo. Ripartiamo, ripartiamo. Questo Fatanks mi dà tante vibes di Black Ops, giuro. Facciamo così, così, così. Male, male. Mi ha già allontanato. Allora, quanti danni può farmi? Tanti. Mi sa che Cell... Eh sì, dai, Cell è il momento di rinascere. Ti ho salvato una volta, ma non la seconda, dai. Sera. SM in mano, io le blast non te le tiro. Aspetta un attimo. Vediamo se magari qua non mi tira l'SM. Ok. Va bene, verde in mano. Un po' di paura. Godo. Oddio, 2-8 sono davvero tanti. Non ho visto le stelle di Vegito, però immagino sia Red Stellato, quindi... Non so, non muore secondo me. Scherzavo, top 1 17. Madonna, l'ha massacrato chiunque. No, la mia strike. Qua c'è, cioè, qua non l'ho cliccata io. Non è che non me l'ha presa, sono io che non ho riflessi perché sono un bradipo oggi. Mamma mia, sei il GOAT, sei! Sei il GOAT, sei da scordato della cover rescue, top 1 di Cell e Yell. Un po' troppi danni questi, ma li accettiamo. Piate, piate, piate sta bomba in testa. Piate st'altra mina in testa, bro. Porta rispetto, porta rispetto. E fa entra a Fatanks. Ma c'è l'anti-endurance sull'ultimate, Cell? Non mi ricordo. Oddio, mi sa che non ce l'ha. Non mi ricordo. Vediamo, adesso lo vediamo. Più, 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 più. Infatti. Ma la, ma che, a noi, ma ragazzi, ma a noi che ci frega? Che ci frega dell'endurance, dell'anti-endurance quando feinta? A noi che ci frega? Che intanto feintiamo? Ma che ci frega, bro? Ma che cazzo mene? Godo. Godo perché tiro anche la verde. Ma è bellissimo questo sorrisino. Guarda che fa tipo l'occhiolino. È un po' mezzo storto, però è stupendo sto forfè, mi piace. Interessante.